Ciao a tutti, mi chiamo Andrea, sono il preparatore atletico di ATF Studio Sportivo. Dopo aver parlato nei video precedenti di salita, ora iniziamo a scendere. Vi introduco alcuni prerequisiti che possono aiutarvi nelle vostre corse verso il basso, che sono una buona muscolatura, un buon tono del core, quindi addominali, obliqui e lombari, che ci aiutano come un ammortizzatore fisiologico durante le nostre discese. Una buona propriocezione della tibia tarsica, cioè della caviglia, che ci aiuta a capire dov'è il corpo nello spazio senza che ci dobbiamo ragionare troppo. Una buona capacità oculopodalica, cioè il sapere anticipare 2, 3, 4 appoggi prima di dove metteremo il piede, cioè dobbiamo anticipare, sapere già dove andremo a mettere i nostri appoggi. Per chi poi fa anche del potenziamento, suggerisco di inserire qualche esercizio mirato al lavoro eccentrico. Vi ricordo che la discesa e le esercitazioni eccentriche sono la maggior causa di DOMS, cioè i dolori che vengono posteriormente all'allenamento, dalle 48 alle 72 ore. Questo perché stimolano in maniera molto intensa le nostre unità motorie, nonostante la spesa energetica sia minore, perché infatti, se notate, durante la discesa la frequenza cardiaca diminuisce, quindi vengono stimolate meno fibre, quindi meno spesa energetica in maniera però più forte, e quindi questo ci causa quei dolori che ci portiamo dietro per qualche giorno. Quindi alcuni consigli per come affrontare la discesa per essere più fluidi e risulti in maniera più economica, che possono essere quella di avere un baricentro, quindi un bacino leggermente più basso rispetto al solito, senza portare le spalle troppo posteriormente in modo da non sovraccaricare la schiena. Quindi mantenere un busto leggermente inclinato per poter permettere una corsa anche più sciolta. Evitare anche di muovere troppo gli arti superiori, quindi le braccia non devono andare troppo lontano dal corpo per non spostare il nostro baricentro e quindi creare dell'instabilità, soprattutto portarle sopra la testa. E se possiamo evitare anche troppe fasi di volo, che sono molto belle e spettacolari, ma poco funzionali alla nostra discesa, perché il nostro corpo, una volta che noi abbiamo staccato prima o dopo un ostacolo, non possiamo più lavorare sulla traiettoria, quindi la direzione che abbiamo dato dobbiamo tenerla fino all'atterraggio. Dovremo stare attenti in discesa anche all'appoggio del piede. Infatti, quando andremo ad affrontare dei pendii particolarmente inclinati, tenderemo ad appoggiare soprattutto con il tallone, ma facendo così andremo uno a bypassare l'ammortizzatore principale che è il nostro piede. E secondo, andiamo a sovraccaricare la struttura tendinea articolare dalla caviglia al ginocchio, all'anca, arrivando fino alla cervicale. Mentre se cerchiamo di avere un approccio un po' più inclinato in avanti, riusciremo ad appoggiare la parte anteriore del piede. In questo modo riusciamo a scaricare tutte le tensioni che abbiamo sulle articolazioni e ad avere una corsa meno frenata ed anche più fluida. Una possibilità anche maggiore di reazione, perché abbiamo l'articolazione libera e quindi se dobbiamo fare delle variazioni riusciamo a farla, cosa che se ci pensate, avendo invece l'appoggio di tallone, non abbiamo la possibilità invece di fare. Un'altra tecnica da utilizzare, soprattutto in discese con tante curve o molto difficili, è quella di aumentare il numero degli appoggi. In questo modo noi riusciremo a scaricare la muscolatura perché riusciamo ad avere appunto più punti. E in più, sempre per il discorso della reazione, avremo più tempi di contatto al suolo. Quindi se dobbiamo variare la nostra velocità o direzione, ne abbiamo la possibilità rispetto ad avere appoggi molto lunghi che invece possiamo utilizzare in discesa, magari sulle strade, le strade bianche, le forestali, quelle con un fondo più regolare, più facile, sapendo che comunque andremo ad affaticare maggiormente la nostra muscolatura. Bene, se anche questo video ti è piaciuto, ti invito a mettere mi piace, a condividere e a seguire lo studio sul suo canale YouTube e sui vari social, Facebook e Instagram. Ciao a tutti!